Thank you.
Firenze. Che mi ha detto? Che sarebbe a sentire. Che sarebbe stato meglio se io mi fossi mossa di lì. Pazienza, io mi ritroverei ora in questi fatti. Nessuno, sono proprio tutti morti. Nessuno. E
quanta scale, c'è chi lo scende e c'è chi lo sale. Ma hai fatto un caro alla miscolina e io sono proprio in fondo. Su, su, basta, basta, un giro che ci pensiamo. Brava. Allora, non c'è. Pazienza, ne si farà senza. Aspetti, aspetti. Mi dispiace, ma io... No, ma che gli pare? Anche lei ha due figlioli. No, la riprenda, ma che volessi, a me un soldo. Poi stasera mio marito le scuote la medicina. Allora, che mi dispiace di dare questo incomodo, però... E ma il figlio perché sono proprio senza. Che il Dio gliene renda bene. Mi fa proprio di rivedere la mia madre. Vabbè, ma se io fossi una signorona, io... accidenta una N-1. Regina, contiamo sassolini, vai. Quelli si possono contare. Uno, due, tre, quattro... Ragazzi, mazzoni e montanetti. Belli, andremo ad incontrare l'Italia, repubblicana, ragione. Italia è popolo re, la Lega italiana è popolo re. Questo, ma domani è beato. Mi sento un certo ventolino venire dalla parte di Siena. Allora io vai nel dentro.
al che pare l'hai presa subito a fine. Parlare subito di certe cose. Non ho ragionato di nulla.
non mi esprimo. L'avevo di andare anche voi perché ci fu qualcun altro che fece come me. Volevo bene una certa ragazza di via di Campuccio. La giovane figliola allora non aveva le sedi. Per sposarla in un partito soldato a Leopardo e presi la rondella e mi tagliai il dito che serviva per i cani di fucile. Scherzato! Tu gli hai dire a quella signora
essere anche noi felici così, con il nostro bambino. Ma in che sei fatto? Ma in che sei fatto? Dimmelo, in che sei fatto? Due parole solo per ringraziarvi